che gli altri non hanno. Io so qualcosa che gli altri non sanno, la tengo stretta nella mia mano e se la chiudo le vola lontano. Con Giuseppina io posso volare, con Giuseppina io posso giocare, con Giuseppina io posso sognare. Buongiorno signora Costa, tutto bene? Bene Giovanni, si va tutti a Cuenca. Ah, un posto bellissimo. Era tanto che non facevo una bella gita fuori città. Ciappi, Ciappi, vieni. Ma che cosa fai? Sei sempre in ritardo. Andiamo, su. Eccomi, stavo cercando un berretto che si intonasse al vestito. A che cosa ti serve un berretto intonato al vestito per andare in gita, eh? E a te che cosa interessa? Sbrigatevi ragazzi, adesso è tardi. Fate buon viaggio. Molte grazie. Sei il solito ritardatario. Pensa agli affari tuoi. Avete preso tutto? Se dimenticate qualcosa non potremo tornare indietro a prenderla. Io ho tutto. Quasi quasi mi dimenticavo di te, Giuseppina. Salta nella mia mano, balena. Sei cattivo, Ciappi. Mi spiace tanto, ma dopo tutto sono ritornato a prenderti, no? Però stavi per dimenticarti della tua balena. Sì, ma non l'ho fatto apposta, Giuseppina, credimi. Aspettavo con ansia di andare a Cuenca. Mi spiace. Però, per questa volta... Ciappi! Papà mi chiama, andiamo. Divertitevi! Ciappi, cosa sei tornato a prendere? Oh, niente di particolare, mamma. Sei rientrata per non prendere nulla, ma allora sei proprio svanito. Perché non te ne stai un po' zitta tu, eh? Vieni. Ai, Ciappi mi ha dato un calcio. Smettetela, ragazzi, buoni. Vieni, ucolona. La famiglia Costa ha deciso di visitare la città fantasma di Cuenca. Ciappi e la sua balena, nascosta nella tasca, hanno atteso a lungo questa occasione. Città fantasma. Questo è il centro di Cuenca City. La città fantasma che cercate è ancora molto lontana. Non c'è nessuna fretta, Rosy. Non scappa di certo la città. Non si può mai sapere. Può scomparire.
dai, che cosa dici? Ragazzi, cosa ne dite di fare colazione? Sto morendo dalla fame. Anch'io, papà. E vorremmo qualcosa da mangiare e anche un po' di vino e acqua, grazie. Sì, signor. E questa è la famosa casa dell'impiccato. Guarda, Rosy! È incredibile! Sembra che debba cadere da un momento all'altro. La città fantasma è ancora più interessante. Davvero, papà? Andiamoci subito, allora, dai! D'accordo, andiamo. Soffi, l'entrata è là in cima, non vedi? Allora andiamo, presto! Su, vieni, Cioppi! Aspettami, Rosy! Non correte così, ragazzi, potreste perdervi! Grazie. Buongiorno. Guarda laggiù, Cioppi, guarda! Oh! Com'è strano! Com'è grande! È un mostro di roccia! Bambini, non avete ancora visto niente! E questa città fantasma la chiamano tutti la città del fascino! La città del fascino? Certo! Significa che nessuno può vedere questa città senza rimanerne affascinato! Ora facciamo qualche fotografia per ricordo, eh? Certo che non è molto facile da inquadrare! Se potessi farmi fotografare assieme a Giuseppina. Cosa hai detto, Cioppi? Che io, proprio niente. Beh, su, bambini, non muovetevi. Ok, papà. Rosy, Cioppi, non allontanatevi troppo, altrimenti perderete la strada. Va bene, mamma. Ti lascerò libera tra un minuto, Giuseppina, e potrai riprendere la tua grandezza normale. Ci sono alberi da frutta qui? Questa sembra l'entrata di un monastero. Oh, guarda! Sembra una nave. E quello un ponte romano. Questo non sembra un uomo. Guarda, qui c'è una nave. E quello cos'è, papà? Ora puoi uscire, Giuseppina. Quella tasca è così stretta, quasi soffocavo. Mi dispiace. Adesso puoi diventare tanto grande quanto vuoi. Hai più spazio qui che nel mare. Questa città era sommersa dal mare. Eh? Dici davvero? Sì, tanto, tanto tempo fa. Poi il mare si è ritirato. Guarda lì per terra, guarda. Oh. Somiglia a una conchiglia. Si chiama conchiglia fossile. È una conchiglia pietrificata. Oh. Ora, se vuoi, puoi diventare grande. Sì, vorrei tornare alla mia grandezza naturale e prendere un po' di sole. Certo, Giuseppina, tutto quello che vuoi. Diventa grande, balena! Nuoterò per un po', Cioppi. Aspettami! D'accordo, ma non allontanarti troppo, per favore.
Guardate lassù, sembra proprio una balena. È vero, hai ragione. Oh, sì, è proprio una balena. Ma una balena è veramente così grossa? Ah, ma certo, cara. E però che strano, somiglia proprio ad una balena. Certo, è proprio una vera balena. E come? Ho detto che è una vera balena, papà, credimi. Oh, che fantasia questi ragazzi. Gioppi, tuo padre non riesce a vedermi. Mi sento molto imbarazzata. Non c'è motivo di sentirsi imbarazzata solo perché sei una vera balena. Gioppi, stai parlando da solo? No, sto parlando alla balena. Eh? Oh, oh, tutto sommato penso che ad un bambino non faccia male vivere in un mondo di favola. Ogni tanto. Ehi, ma non è una favola. Quella è la mia balena. Papà! Oh! Dov'è Giuseppina? Giuseppina! Dove sei? Giuseppina! Dove sei, Giuseppina? Rispondimi! Avete visto Giuseppina? Giuseppina! Giuseppina! Dove ti sei cacciata, Giuseppina? Rispondimi, ti prego, Giuseppina! Giuseppina! Perché non mi rispondi? Dove sei andata a finire? Giuseppina! Sei allarmato? Signorina, ha visto la mia balena? Sì, l'ho vista nuotare in direzione di quelle onde di pietra laggiù. Le onde di pietra, ha detto? Sì, continua diritto verso il passo. Tante grazie! Thank you.
a giocare con noi. Vieni nel nostro cerchio avanti. Non ho tempo di giocare con voi. Non avete visto la mia balena da qualche parte? Perché non ti dimentichi un po' di lei e vieni a divertirti? Sicuro di non avere un minuto per giocare? Lasciatemi stare, andatevene! Piccolo diavolo! Diamogli una lezioncina! Oh no! Non lasciatemi andare! Vieni, no! Prendetelo! Aggrappati! Lasciatemi, vi dico! Tiralo giù! Tiralo! Aiuto! Oh, ma è Choppy che chiama! Deve essergli accaduto qualcosa! Choppy! 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 Giuseppina, sono qui! Aiuto! Aiutami, Giuseppina! Che tu sei? Accordate! Choppy, aspetta! Vengo ad aiutarti! Giuseppina! Aiutami! Aiutami, ti prego, Giuseppina! Aiutami, Giuseppina! Giuseppina, ti prego, fai qualcosa, Giuseppina! Oh, Choppy, non ce la faccio! Devo assolutamente tentare qualcosa di diverso, di più efficace o mi avveleneranno! Per favore, onde, datemi la forza perché io possa aiutare mio amico Choppy che si trova in pericolo. Aiutatemi, onde, vi prego. Choppy! Giuseppina! Giuseppina, dove sei stata? Ti ho cercata dappertutto. Mi dispiace, ma avevo tanta vergogna per via di tuo padre. Ma perché, scusa? Sarò stupida, ma l'ho fatto perché hai raccontato a tuo padre di noi due. Volevo raccontare tutto a mio padre, perché tu potessi vivere con noi, come ogni altro membro della famiglia, Giuseppina. Questo è bello da parte tua. Perché sei scappata? Perché avevo tanta paura di quello che tuo padre poteva pensare di te. Portare una balena a Cuenca è ridicolo, non è una cosa di tutti i giorni. Sono molto contenta di quello che stavi tentando di fare, ma non voglio che nessuno rida di te. Ne soffrirei, anche perché tu e io ormai non siamo più solo buoni amici, ma siamo quasi come fratelli e sorelle. D'accordo, non lo dirà nessun altro, ma tu non lasciarmi più solo. Non lo farò mai più. Salve, Rosy! Ah, eccoti qui, Choppy. Cominciavo proprio a preoccuparmi per te. È ora di ritornare a casa, Choppy. D'accordo. Giuseppina, d'ora in poi rimarrà solo un nostro segreto. Promesso. Eh? Ma chi diavolo è Giuseppina? Lasciami pensare, forse quella ragazzina che è venuta ad abitare vicino a noi. Giuseppina. Salute, hai preso il raffreddore, Choppy. Ormai siamo quasi arrivati a casa. Abbiamo passato proprio una bellissima giornata. Ti è piaciuta? Grazie, caro. E voi cosa ne dite, bambini?
Vi è piaciuta? Visto che loro dormono e che in fondo invecchiando si ritorna bambini, ti rispondo io. Ci siamo divertiti moltissimo. Ha, 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 ha,